Ciao e ben ritrovato sul canale di Motoretto. Come vedi, sono in un posto magnifico, una valle incantata, è la Valle Argentera e qui c'è una strada bianca che sicuramente gli amanti dell'enduro, dell'adventuring conoscono bene. È una strada bianca che collega Sestrier, è una strada bianca abbastanza facile, che non presenta grosse difficoltà. E io ci sono salito con questa Zero FX, l'endurina di casa Zero Motorcycles, una moto che avevo già avuto modo di provare in passato, ma che purtroppo non avevo mai avuto la fortuna di provare, almeno fino ad oggi, in un contesto del genere, ed è veramente una figata totale. Salire in mezzo al bosco, qui in mezzo, passare tra le mucche senza produrre alcun rumore, non voglio parlare delle emissioni di CO2, ma parliamo del rumore, senza produrre rumore, senza disturbare, e godendosi ogni rumore della natura, come quello della cascata fragorosa che c'è alle mie spalle, beh, sono sensazioni uniche che non hanno prezzo. Anzi, un prezzo ce l'hanno e potrebbe anche non essere così caro, già perché sono qui per provare una nuova esperienza che propone Zero Motorcycles e si chiama Zero FX Nature Experience. È chiaro, il concetto è chiaro: andare nei luoghi della natura, luoghi più belli del nostro paese, in sella da Zero FX, senza però l'onere di dover acquistare una moto elettrica. Questa è la buona, buonissima idea, almeno secondo me, di Zero. Non a caso già anch'io avevo proposto dei tour del genere più stradali sul Lago di Garda, come sai. Bene, questo progetto FX Nature Experience parte qui a Sestrier e a Cervinia, ma presto, almeno io me lo auguro, si allargherà su tutto il territorio nazionale. Il progetto di Zero consiste nel fornire la FX a condizioni particolarmente agevolate ai tour operator, alberghi, agriturismi, chiunque operi sul territorio e voglia offrire ai propri clienti, ai turisti, l'opportunità di salire, di attraversare una strada sterrata bellissima come questa, far vivere un'esperienza del genere. Zero si propone come interlocutore, come intermediario tra gli enti locali, i paesi, le municipalità, per intenderci, oppure chi gestisce dei parchi e l'operatore, per poter avere i permessi necessari a passare e anche per poter consentire a chi acquista il tour di poter passare su strade come questa della Valle Argentera, che prevede normalmente un pedaggio, senza dover pagare l'obolo, proprio perché tutte le realtà territoriali hanno piacere ad avere dei motociclisti poco rumorosi e soprattutto rispettosi dell'ambiente, che in questo caso vengono accompagnati da persone che conoscono bene il territorio, perché sono sempre tour accompagnati. Mi sembra un buonissimo progetto al quale faccio un grosso in bocca al lupo. Io mi sto divertendo un casino perché la Zero FX è davvero davvero divertente. Cercherò di dare gas responsabilmente, anche se la tentazione qua ogni tanto di aprire è forte, ma insomma, io mi limito alle mie capacità. Tu fai altrettanto, mi raccomando, dai gas, ma sempre responsabilmente. Ciao.